Ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi vi voglio parlare di una funzione che è presente nella stragrande maggioranza dei Flash Godox. Si tratta della funzione di mascheramento. Sicuramente vi sarà capitato di sfogliare il menu dei Flash Godox, per esempio la D200 Pro, la D300, la D400 e anche dei Flash da studio come il QT600, la seconda versione. Sfogliando il menu trovate una voce con un'iconcina con la scritta MK. In base alla tipologia di flash, questa voce può variare leggermente. Comunque si tratta di una funzione di mascheramento. Vediamo quindi come si sfrutta questa funzione, ma soprattutto come si utilizza a livello pratico. Questa funzione di mascheramento ci permette di far funzionare i flash in modo alternato nel nostro schema luci. Questo vuol dire che possiamo decidere quale flash far funzionare nella nostra sequenza di scatti. Per esempio, scattiamo una foto e vogliamo che parta solamente la luce che illumina lo sfondo. Nel secondo scatto vogliamo invece i flash che illuminano il soggetto. Questa funzione, in base al flash, può gestire di solito due unità, ma alcuni flash, come la D400 Pro, ci permette di gestire anche fino a 4 flash. Quindi nel nostro schema di luci possiamo fare una sequenza di scatti e tra uno scatto e l'altro funzioneranno determinati flash e altri invece saranno disattivati. È uno strumento molto importante nell'uso pratico perché ci permette di facilitare poi in post-produzione lo scontorno del soggetto che noi andiamo a fotografare. In questo caso io sto utilizzando un soggetto molto semplice, un obiettivo vintage, ma è semplicemente per farvi vedere come funziona nell'uso pratico. Ma questa tecnica può essere anche utilizzata per i ritratti. È consigliato l'utilizzo di un treppiede in modo tale che tra uno scatto e l'altro non ci siano variazioni di inquadratura. Per esempio, tra lo scatto del soggetto in silhouette con la luce dello sfondo e lo scatto invece del soggetto ben illuminato, in modo tale che questi sono completamente sovrapponibili e possiamo operare poi in post-produzione per effettuare lo scontorno tramite mascherati livello. Come vi dicevo, può essere utilizzata anche per i ritratti, facendo attenzione, in qualche modo possiamo utilizzarla anche a mano libera. Basta impostare la raffica sulla fotocamera e scattando in raffica automaticamente si attiveranno e si disattiveranno i flash nella sequenza di scatto. Quindi nella nostra raffica avremo delle immagini con il nostro soggetto ben illuminato, ma lo sfondo non lo sarà, e scatti con il soggetto scuro, quindi in silhouette, e lo sfondo illuminato. Vi descrivo al volo e vi faccio fare anche un giro nello schema luci che ho ricreato per fotografare questo oggetto e per fare queste prove. Naturalmente è uno schema luci molto molto semplice, invece in una seconda parte vi farò vedere nel dettaglio come attivare questa funzione di mascheramento sui tre flash che ho utilizzato per il mio schema luci. Per lo schema luci ho utilizzato tre flash, ho utilizzato una D400 Pro come luce principale, con un modificatore di luce che è un semplice softbox rettangolare, un 70-90, se ricordo bene. Quindi la D400 Pro mi fa da luce principale. Ho utilizzato poi un AD200 con uno snoot per avere una luce di contorno, una rim light. E infine ho utilizzato una D300 Pro come luce per illuminare lo sfondo. Ho deciso di far partire contemporaneamente la D400 Pro insieme alla D200 perché sono i due flash che mi illuminano il soggetto. Invece, nello scatto successivo si disattiveranno e si attiverà solamente la D300 Pro, che invece mi illumina lo sfondo e quindi mi andrà a ricreare quell'effetto silhouette sul soggetto. Andiamo a vedere quindi come si imposta per ogni flash questa funzione di mascheramento. Partiamo dalla D400 Pro. Per attivare la nostra funzione dobbiamo andare in Units. Come vedete qui, a differenza degli altri due flash, abbiamo la possibilità di gestire fino a 4 flash in alternanza nella nostra sequenza. In questo momento ci ha attivato due mask, quindi che vuol dire che semplicemente ho attivato questa funzione solamente per una sequenza con un sistema di luci a due flash. Se volessi attivare questa funzione per tre flash, semplicemente mi devo spostare su 3 alt o 4 alt, ma a noi quella che interessa è due mask. Fatto questo, non è ancora del tutto attivata. Dobbiamo andare in Alt, entrare in questo menu
e decidere quale numero dare nella nostra sequenza di funzionamento del flash al nostro AD400 Pro. Io do all'AD400 Pro, visto che è un flash che mi illumina il soggetto principale, do come numero l'1. Quindi insieme a questo AD400 Pro dovrò dare la numerazione 1 anche all'AD200. Per attivare invece la funzione di mascheramento sulla D200 o sulla D200 Pro, i menu sono praticamente identici, bisogna schiacciare a lungo questo pulsante in alto a destra e entreremo nel pannello menu. Scorriamo tra le funzioni. La funzione 5 è la funzione dedicata al mascheramento. Come vedete in basso a sinistra abbiamo la scritta MK12, quindi Mask 1-2. Attiviamo, entriamo con il tasto Set, giriamo la ghiera. Come vedete possiamo assegnare i numeri 1 oppure 2. Visto che la D200 mi farà da rim light, quindi mi andrà a illuminare il soggetto, darò il numero 1 come per la D400 Pro. Nella mia sequenza la D400 partirà insieme alla D200, quindi mi illumineranno il soggetto. Quindi numero 1. In questo modo avrò attivato la funzione di mascheramento. Infine, per attivare la funzione di mascheramento sulla D300 Pro, che ha praticamente il menu molto simile a quello della D200, basta andare nel tasto dedicato per entrare nel menu. Entriamo, qui abbiamo una ghiera di controllo, scorriamo fino alla funzione 5, stessa identica cosa che abbiamo fatto sulla D200. In questo caso però dobbiamo dare non il numero 1 ma il numero 2. In questo modo nella mia sequenza di funzionamento del flash, questo flash scatterà da solo ed è proprio il flash che mi illuminerà lo sfondo. Otterrò degli scatti con il funzionamento dei flash in modo alternato, in base a quello che io ho deciso nelle impostazioni dei vari flash. Facciamo il primo scatto. In questo scatto sono partiti il flash AD400 Pro e l'AD200. E sono i due flash, come dicevo prima, che mi vanno a illuminare il soggetto. Scattando nuovamente la foto, quindi non devo fare nient'altro sui flash perché è già tutto impostato. Non devo fare nient'altro nemmeno sul trigger, l'unica cosa è impostare il canale e il gruppo per far funzionare il radiocomando. Scattando l'altra foto, otterrò l'attivazione solamente dell'AD300 Pro, che è il flash che mi va a illuminare lo sfondo, otterrò il soggetto in silhouette. Quindi io posso continuare a scattare tranquillamente. Questa funzione torna utile per esempio nella fotografia di prodotto, quando devo fare delle foto per un catalogo per esempio. L'unica cosa che devo fare è cambiare il mio soggetto da fotografare e posso scattare continuamente e avrò così in alternanza la foto del soggetto ben illuminato e la foto della silhouette del soggetto, in modo tale che poi in post-produzione posso andare a fare tranquillamente tutte le mie varie maschere di livello per lo scontorno dei vari soggetti fotografati. Questo era tutto quello che c'è da sapere sulla fase di scatto. Capite benissimo che è una funzione veramente molto importante e versatile se utilizzata in modo giusto. Andiamo invece a vedere come possiamo sfruttare velocemente questa tecnica di mascheramento dei flash su Photoshop tramite le maschere di livello per avere uno scontorno veloce dei nostri soggetti fotografati. Benissimo, andiamo a vedere adesso i due scatti che abbiamo ottenuto grazie a questa funzione di mascheramento. Perfetto, qui abbiamo lo scatto con il soggetto ben illuminato, quindi con la D400 Pro e la D200 attivati. Come vedete qui la luce creata dalla D200, la rim light, e qui invece la luce principale che mi illumina il soggetto, quindi luce principale e rim light. Il secondo scatto invece è quello ottenuto attraverso l'attivazione solamente della D300 Pro, quindi solamente con l'illuminazione dello sfondo. Grazie a questi due scatti
Ma soprattutto grazie a questo scatto del soggetto in silhouette possiamo praticamente ottenere uno scontorno veloce del nostro soggetto fotografato. Come detto in precedenza, questa tipologia di scatto può tornare molto utile quando si ha da fotografare veramente tanti soggetti in sequenza e soprattutto quando questi soggetti devono essere anche scontornati per qualsiasi tipo di utilizzo. Come si procede in Photoshop? Naturalmente non si tratta di un video sullo scontorno. Un metodo molto veloce è quello di creare un nuovo livello aggiustamento, proprio livelli, e qui portare lo slider delle alte luci verso le basse luci. In questo modo, come vedete, viene accentuata la silhouette del nostro soggetto. Ovviamente ho fatto gli scatti molto velocemente. È fondamentale che gli scatti siano fatti veramente bene, soprattutto per evitare che si creano questi punti qui di luce. Quello che noi dobbiamo ottenere dallo scatto è una silhouette perfetta, quindi dobbiamo evitare che nel contorno, nel bordo del nostro soggetto ci siano queste sfumature di luce. Quindi dobbiamo ottenere un soggetto perfettamente omogeneo in termini di contorni di silhouette. Questo lo possiamo ottenere in tantissimi modi in fase di scatto, per esempio utilizzando delle bandiere. Quindi andiamo a flaggare le nostre luci che vanno a illuminare lo sfondo e in questo modo si evita di far arrivare dei bagliori al nostro soggetto. Questo ci permette di avere dei contorni più marcati. Fatto questo, abbiamo la nostra silhouette. Possiamo tranquillamente unire questi livelli per semplicità. Andiamo nei canali e possiamo andare a selezionare uno dei canali, per esempio il canale blu. Possiamo praticamente creare la selezione attraverso un semplice clic sul canale. Questa selezione naturalmente va prima invertita, quindi facciamo l'inversione della nostra selezione e in questo momento quello che è selezionato è il soggetto. Per esempio questa parte qui a me non interessa, quindi la vado semplicemente a eliminare dalla mia selezione. In questo modo, ottenuta quindi la mia selezione, posso creare una maschera di livello. Ecco, in questo modo ho la mia maschera di livello, che è esattamente la stessa maschera di livello che mi serve per il mio soggetto ben illuminato e quindi per avere il soggetto scontornato. Cosa faccio? Non faccio altro che prendere questo livello e trasportarlo sulla mia immagine. Vado a posizionare questo livello sul mio soggetto, vado a sbloccare il livello della foto e mi vado a clonare tramite una traslazione semplice questa maschera di livello sulla mia foto. Il livello precedente non mi serve più, quindi lo posso tranquillamente eliminare. Quello che otterrò è praticamente il mio soggetto perfettamente scontornato. Questo è, diciamo, l'iter da seguire per avere un soggetto fotografato scontornato in un modo molto, molto veloce. È una tecnica veramente semplice da utilizzare. Ovviamente bisogna stare attenti in fase di scatto nel ottenere una silhouette ben definita. Questo si fa, vi ripeto, in tanti modi. Ci sono varie tecniche per eliminare quel bagliore che vedete nei contorni del soggetto. Bene, questo è tutto. Spero di esservi stato d'aiuto. Naturalmente, se vi è piaciuto il video, vi consiglio di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati sull'uscita di ulteriori video. Per qualsiasi domanda o dubbio potete commentare direttamente sul video. Grazie per la visione e alla prossima.